io desidero la presenza del CTU perché il CTU ha campo libero di accesso su queste, su questi argomenti, poi logicamente il fatto sulla staticità dell'edificio va bene. Poi si sa che anche qualora anche un edificio, ma non è questo il caso, necessitasse di adeguamenti statici, al giorno d'oggi gli adeguamenti possono essere tranquillamente fatti e operati. La sua esperienza, dico, sul cantiere che lì insiste accanto a questo palazzo, lei che si sente di dire? Beh, sul cantiere che insiste sul palazzo, io se non guardo gli atti, se non guardo la concessione rilasciata, ho solamente potuto vedere appunto che hanno preso l'assegno di linea dall'altra parte della strada, perciò qui hanno tenuto delle parti in cantinato, però non sto vedendo più proseguire, vorrei vedere il progetto depositato prima di esprimermi e di dire se c'è qualcosa che va o che non va. È pur vero che degli sbancamenti di quel genere e di quel tipo possono sicuramente portare danni all'azione di natura. È possibile che a occhio un tecnico di parte abbia visto dei disallineamenti? Non aveva bisogno degli strumenti tecnici per vederli, perché si vede uno ad occhio. Io intanto sono venuto qui perché volevo vedere, infatti prima di poter scrivere o di chiamare il CTU e tutto, cosa che io reputo, volevo vedere se trovavo delle lesioni. Io devo dire che sui pilastri, sulle travi, ho girato degli appartamenti, io queste lesioni non le ho viste. E io per quanto riguarda le imbarcate che ci sono sui solai? No, le dico, io non ne ho trovate imbarcate sui solai, ho trovato qualche ultimo solaio di quelli non protetti da guaine o altro, però anche lì se noi andiamo a vedere non vi sono imbarcamenti, i ferri sono buoni. Basterebbe lì, ad esempio, se si vuole fare un intervento, fare anche una spazzolatura, fare un riempimento con dei materiali alleggeriti di adeguamento da fare, questi interventi di adeguamento andranno fatti. Non è che... Per esempio, qualcuno dice che sarebbero eventualmente troppo costosi, ci vorrebbero troppi soldi. No, non credo, sulla base di quello che ho visto non credo che siano interventi troppo costosi. Io quegli interventi li andrei a fare, innanzitutto andrei a operare delle demolizioni. Andare a chiedere oggi una demolizione, spostare i ferri, di una spesa eccessiva. No, se a quelle che sono le normative antisismiche, cioè come quando dicevo poc'anzi scherzando, dico, se è una persona che si rompe un femore, quella persona non si regge più con quel femore rotto, non è perché arriva in ospedale e lo abbattono. Le strutture in cemento armato lo sappiamo, sono strutture che hanno dei limiti nel tempo, non sono come le strutture in muratura. Tanti edifici, tanti proprietari cercano di adeguare ancora oggi. Allora, chi ci abita, per concludere, chi ci abita può dormire tranquillo, il palazzo non è a rischio di crollo. A mio avviso non è a rischio di crollo. E non si deve chiudere la strada, perché qualcuno ha detto chiudiamo questa, se crolla chiudiamo la strada. No, non è il caso. Guardi, io credo che peraltro il procedimento, ripeto, non sono l'avvocato, andrà fatto senz'altro con l'articolo 700, che sarebbe la somma urgenza. Perciò io credo che il momento in cui qui venga un tecnico del tribunale e sentirà le nostre ragioni, sentirà le ragioni di chi altri, e sulla base di questo noi logicamente diremo le nostre e cercheremo di far valere le nostre ragioni. Grazie.